La notte scorsa, alle 1.45, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Belgiato a Gresignano di Zocco per l'incendio di un camper, che si è anche esteso ad una vicina autovettura parcheggiata. Nessuna persona, per fortuna, è rimasta ferita. I pompieri, arrivati da Vicenza con un'autopompa, un'autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme dei due mezzi andati completamente distrutti. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco con il personale specialistico del NIAT, Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale, e dei carabinieri. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa 2 ore e mezza.